Ripartiamo dal caso generale. Allora, prendiamo questa equazione uguale a 0. Allora, chi è? Allora, lo spazio delle soluzioni di questa equazione omogenea, vi do solo, finirò il discorso per quanto riguarda l'equazione omogenea. Poi per quanto riguarda le equazioni non omogenee ce la vediamo prossimo. Lo spazio delle soluzioni delle equazioni omogenee è dato, è uno spazio vettoriale di dimensione n. Chi è una base? Una base sono le seguenti funzioni, sono e alla meno lambda 1, scusate, e alla più lambda 1 x. Poi x per e alla lambda 1 x fino ad arrivare a x alla alfa 1 meno 1 per e alla lambda 1 x. Notate che se alfa 1 uguale a 1 ce n'è sempre una, perché x fa x alla 0 e cioè 1, che si interpreta come 1. Lo stesso discorso si ripete per tutte le funzioni, diciamo, che corrispondono alle radici reali, quindi e alla lambda hx, poi qua abbiamo x alla lambda h meno 1 per e alla lambda hx. Quante sono queste funzioni in totale? Queste funzioni sono alfa 1 nella prima riga, perché vedete gli esponenti vanno, diciamo, gli esponenti della x vanno da 0 fino ad alfa 1 meno 1, quindi sono esattamente alfa 1, nella seconda riga ce ne stanno alfa 2, in totale sono alfa 1 più alfa 2 più eccetera eccetera più alfa h. Ok? Alla stessa cosa fate per le altre funzioni, che però hanno un esponenziale con l'esponente, diciamo, con un numero che moltiplica x che è complesso. Quindi avete e alla mu con 1 x, x e alla mu con 1 x, fino ad arrivare a x alla beta 1 meno 1 e alla con 1 x. Solo che stavolta, se compare la radice mu con 1 del polinomio caratteristico, ci compare anche quella mu con 1 con u, quindi corrispondentemente qua sotto avete le funzioni e alla mu con 1 coniugato x, virgola, x per e alla mu con 1 coniugato x, fino ad arrivare, e la lunghezza questa volta è la stessa della riga di sopra, perché abbiamo x alla beta 1 meno 1 per e alla mu con 1 coniugato x. E alla, se faccio e alla x, diciamo, alla a più ib, sapete benissimo che per definizione questo è e alla a che moltiplica coseno di b più i seno di b. Questa è la definizione di esponenziale complesso, perché quando io questo numero mu con 1 è coniugato, lo moltiplico per x che è reale, viene un numero complesso, devo fare l'esponenziale di un numero complesso e si fa in quel modo là. Tra l'altro, un caso particolare, e alla y greco sarebbe e alla 0 che fa 1 per coseno di y greco che fa meno 1 più i seno di y greco che fa 0, quindi ottenete questa equazione che, diciamo, si fa risalire a Olero ed è una delle più belle della matematica, e alla y greco almeno. Quella definizione può essere anche data in modo alternativo, quindi ha una sua giustificazione in qualche modo intrinseca, però noi la diamo come definizione e basta, questa qua. Comunque, naturalmente questo lo dovete ripetere per ogni soluzione, diciamo, per ogni radice del polinomio caratteristico complessa, quindi per mu con 1, per mu con 2, per eccetera, per mu con k. Quindi quante altre soluzioni avrete? 2 beta 1 più 2 beta 2 più eccetera eccetera fino ad arrivare a più 2 beta k. In totale, se le scrivete tutte, 2 beta 1 più 2 beta 2 più 2 beta k più alfa 1 più alfa 2 più alfa h, se vi ricordate quanto faceva esattamente n. E quindi a questo punto avete a disposizione n soluzioni. Queste n soluzioni si può dimostrare che sono indipendenti. Quindi qual è una soluzione generica? Una qualunque combinazione lineare di tutte queste funzioni. Tuttavia c'è una questione che è rimasta irrisolta.
La questione è questa qui. L'equazione da cui siamo partiti aveva coefficienti reali. Perché devo usare... Quindi le sue soluzioni sono spazio vettoriale anche se le guardiamo sui reali. Perché devo usare funzioni che hanno valori complessi, non reali? Questa funzione qua, se b è diverso da 0, cioè se b è diverso da 0 e pi ha un pezzo complesso, non reale, una parte immaginaria diversa da 0. È chiaro? Allora, la risposta è semplice. Allora, andiamo a vedere, per esempio, il caso più semplice è questo qui. Prendiamo questa equazione qui. Y secondo più y uguale a 0. L'equazione dell'oscillatore armonico, la vedete semplice. Il polinomio caratteristico associato a questa equazione è x quadro più 1 uguale a 0. Le soluzioni sono x uguale i e meno i. Quindi, ragionando come ho fatto prima, dovrei dire che le soluzioni di questa equazione, e in effetti è così, sono c1e alla x più c2e alla meno i. Questo però solo se le soluzioni le vediamo come funzioni a valori complessi. Funzioni di variabile reale, ma a valori complessi. Per capirci, proviamo a fare, a risolvere così come sta. Proviamo a risolvere il problema di Cauchy di questa equazione. Il problema di Cauchy di questa equazione, un problema di Cauchy di questa equazione. Mettiamo y0 uguale 1, mettiamo 1 e 1, y1 e 0 uguale 1. Oppure mettiamo a e b, va. Due valori reali però, no? Perché metto due condizioni iniziali? Perché noi non l'abbiamo fatto, ma si può dimostrare che nel caso di un'equazione di ordine n, il problema di Cauchy si ottiene non mettendo una condizione iniziale, ma mettendo la condizione iniziale su tutte le derivate fino all'ordine n-1, quindi mettendo n condizioni iniziali. Siccome questo è del secondo ordine, bisogna mettere due condizioni iniziali, quindi bisogna imporre nello stesso punto il valore della funzione y e anche il valore della sua derivata y, per esempio nel punto 0. Allora, quindi, andando a risolvere, noi otteniamo questa condizione qui, però otteniamo anche che c1 più c2 fa, perché se ci metto 0, e alla 0 fa 1, no, scusate, avevo messo il punto sino al punto 0. Poi, y' di x, questa è y di x, y' di x quanto fa? Y' di x fa i c1 e alla x, si deriva con le stesse regole, quindi derivandoci pure la i, poi viene meno i c2 e alla meno x. Quindi y' di 0 quanto fa? Fa i c1 più, anzi meno i c2 uguale b. Ok? Quindi otteniamo questa espressione. Allora, andiamo a vedere quanto fanno c1 e c2. Io devo ricavare c1 da e c2 da queste due equazioni. Sono due equazioni in due, incontro. Quindi moltiplichiamo per esempio questa per i, quindi viene c1 più c2 uguale a, poi viene meno c1 più c2 uguale ib. Quindi, sommando, c2 viene a più ib mezzi e c1 viene a meno ib mezzi. Allora andiamo a sostituire, quindi viene a più ib mezzi e alla ix, scusate, meno perché era c1, se non ho fatto errori, più a più ib mezzi e alla i meno x. Scusate, no? Invece di scrivere e alla x, vi ricordo che questo è cosen x più i sen x.
poi più A più i B mezzi per E alla meno X, ma E alla meno X è coseno X meno I seno di X. Ok? Adesso andiamo a riordinare. Vedete, coseno di x e coseno di x, quando faccio la somma mi viene a mezzi più a mezzi che fa a, mi viene a coseno x. I b mezzi, meno i b mezzi si cancella. Andiamo dall'altra parte, moltiplichiamo tutto per i. Quando vado a moltiplicare qua per i e qua per meno i, a i mezzi e meno a i mezzi se ne va. Invece da quest'altra parte, i per meno i fa 1 e viene b mezzi. Meno i per i fa sempre 1 e viene un altro b mezzi e quindi viene più b coseno x. Più b seno x. Quindi, come avete visto, se io ho imposto il problema di Cauchy con delle condizioni iniziali reali, le funzioni, la funzione e soluzione del problema di Cauchy, pur essendo una combinazione lineare di funzioni a valori complessi, esce fuori reale. E questo è del tutto naturale. Se io prendo quell'equazione di secondo ordine e impongo una posizione a velocità iniziale che sono reali, chiaramente la soluzione continua a essere reale. Quindi, come posso rivedere la mia, quello che ho detto prima? Posso rivederlo in questo modo. Quando andavo a fare, vedete, quando andavo a considerare le soluzioni relativi alle radici complesse del polinomio caratteristico, queste soluzioni le posso accoppiare in un altro modo. Per esempio, e alla mu con 1x, che è coseno di mu con 1x. Poi c'è più i seno di mu con 1x, quindi è una combinazione lineare di coseno e seno di mu con 1x. Qualora le condizioni iniziali siano reali, invece di avere come coefficienti 1 e i, avrò come coefficienti dei coefficienti reali. La stessa cosa vale per le funzioni, diciamo, moltiplicate per una potenza della x. Quindi alla fine avrò che le mie funzioni, le mie due beta 1 funzioni corrispondenti a una base delle soluzioni, dello spazio di funzioni che viene mandato a zero da questo operatore, o da questo o da questo, quali sono? Sono queste, e quest'altre. Cioè, in poche parole, se le radici sono reali, si usano e alla lambda 1x e alla lambda 1x moltiplicato per una potenza della x fino ad arrivare a un grado di 1 inferiore alla molteplicità della radice. Qua invece di usare e alla mu con 1x e alla meno mu con 1, scusa, e alla mu con 1 con il grado x, si usano coseno di mu con 1x e seno di mu con 1x. Ovviamente moltiplicate poi per una potenza della x, per le opportune potenze della x, fino ad arrivare a moltiplicarle per una potenza della x di un grado di 1 inferiore alla radice, alla molteplicità della radice, in questo caso beta 1. Quante sono le funzioni? Qua erano 2 beta 1 e qua sono 2 beta 1. Qual è il vantaggio? Che qua sono funzioni a valori complessi, qua sono funzioni a valori reali. Se noi eravamo partiti da un problema con un'equazione differenziale lineare con quelle radici ma a coefficienti reali e con condizioni iniziali reali, allora effettivamente invece di usare questa base qui per lo spazio di soluzioni che questo operatore qui manda a zero, si può usare questa base qui, e questo può essere ripetuto per ogni radice complessa non reale. Ok? In poche parole, siccome abbiamo detto che usiamo al massimo equazioni di grado di ordine 3 e siccome quindi di radici coniugate ce ne può stare al massimo una, quando avete una radice che compare lei e la sua coniugata, invece di usare e alla mu con 1 x e alla mu con 1 coniugato x, siccome noi faremo sempre solo equazioni a coefficienti reali con condizioni iniziali reali, usate coseno di mu con 1 x e seno di mu con 1 x. Tutto qua. Invece di usare questa e questa, usate questa e questa.
quindi tu, nella pratica tutto il nostro discorso si riduce a questo semplice caso qui. Però io devo fare il discorso nel caso generale, perché teoricamente questo vale anche per l'equazione di ordine 257 con a coefficienti reali con 13 soluzioni radici reali e 122 radici complesse con la propria conica, oppure 122 nel senso che a patto che la somma delle molteplicità la deve fare 244. Ok? Nel caso la somma delle molteplicità qua fa 2 beta 1 più 2 beta 2 più 2 beta kappa più alfa 1 più alfa 2 più alfa 1, che fa il grado del polinomio. Quindi insomma vale anche nel caso generale. Però nel caso particolare alla fine significa quella cosa semplicissima. Quando ho una radice complessa e la sua coniugata, come l'abbiamo visto, quando ho per esempio e la x e la meno x, non uso quelle ma uso cosen x e sen x. Più semplice di così. Perché facendo e alla x e cosen x più i sen x mezzi, e alla meno x e cosen x meno i sen x mezzi, allora facendo una combinazione lineare riesco a ottenere sen x e cosen x. Facendo un'altra combinazione lineare da sen e coseno riesco a ottenere quelle di prima. Qualora il problema sia con condizioni iniziali che vengono date da numeri reali, prendendo coseno e seno che sono reali, facendo la combinazione con i soli coefficienti reali, ottengo tutte le possibili funzioni che sono soluzioni che sono sempre reali. Va bene? Ok, basta.